Le ricerche proseguono giorno e notte. Dalla serata di sabato, quando l'esplosione in via Trilussa a Ravanusa ha distrutto la vita di 11 membri della piccola comunità dell'Agrigentino, sono passate circa 60 ore. È un tempo enorme per continuare a sperare che qualcuno sia rimasto vivo sotto le macerie. 7 corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco con l'aiuto delle unità cinofile, ma all'appello mancano ancora 2 persone, Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio. Non è facile per le forze dell'ordine andare avanti con le ricerche. Ci sono tonnellate di mattoni e cemento da portare via. Bisogna riuscire ad arrivare al livello della strada, ancora qualche metro sotto ai detriti, per sperare di recuperare le ultime 2 vittime della strage. Nel frattempo, i carabinieri fanno sapere che pochi giorni prima dell'esplosione, circa 5, c'erano stati dei controlli di manutenzione sulla rete del gas, che si erano conclusi senza particolari segnalazioni. Anche in questa direzione andranno le indagini, ma se prima non finiscono le ricerche, l'area non può essere messa sotto sequestro per gli accertamenti del caso, senza i quali però la verità appare ancora lontana.